In questo video ho cercato di condensare le principali azioni che devi fare per risolvere alcuni dei maggiori problemi di funzionamento della tua pompa di calore o del gruppo frigorifero. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Come anticipato, nel seguito cercherò di evidenziare le possibili soluzioni ai problemi più ricorrenti in base ai sintomi che il tuo impianto ti presenta, partendo da considerazioni più semplici fino ad arrivare a quelle più tecniche. Resta chiaro che alcune operazioni devono essere fatte da personale qualificato, perché ci possono essere problemi anche di sicurezza e di incolumità personale. Prima di iniziare, riepilogo brevemente quelli che sono i problemi che si presentano nelle pompe di calore o nei gruppi frigoriferi e che affronteremo durante questo video. L'unità non riscalda né raffredda come previsto, l'acqua calda non raggiunge la temperatura desiderata, il compressore non si avvia, dopo la messa in funzione il sistema produce un gorgogliamento oppure la pompa è rumorosa, la valvola di sicurezza si apre, la valvola di sicurezza perde acqua. Con basse temperature esterne l'ambiente non viene riscaldato a sufficienza, l'intervento dei dispositivi di sicurezza, relè protezione compressore, pressostato di bassa o allarme di gelo, pressostato di alta. La pompa di calore funziona in continuazione, ma la temperatura dell'acqua rimane rispettivamente più alta o più bassa di quella impostata. Partiamo dal primo problema, che è il più classico. L'unità non riscalda né raffredda come previsto. Tra le cause troviamo l'unità esterna è stata installata senza tenere in considerazione degli spazi minimi richiesti per la corretta circolazione dell'aria. Una scarsa circolazione, nel miglior dei casi, porta a consumi maggiori della pompa di calore a parità di potenza termica ceduta all'impianto. Quindi è necessario seguire quanto richiesto dal produttore della pompa di calore sugli spazi minimi. La portata acqua è troppo bassa e per poterlo risolvere parti dalle operazioni più semplici. Controlla che il filtro dell'acqua sia più pulito, controlla che non vi sia aria nel sistema ed in caso elimina l'aria e successivamente controlla che la pressione dell'impianto superi almeno un bar. Controlla che il circuito che viene alimentato dalla pompa di calore non abbia perdite di carico troppo elevate e per farlo devi prendere i dati della curva del circolatore forniti dal produttore della pompa di calore. Aiutandoti con i manometri o il manometro, se installato in questo modo, che ti consente di evitare di sommare gli errori dei due manometri. Leggi la differenza di pressione tra mandata e ritorno, guarda la curva utile del circolatore, posizionati sull'asse della pressione ed andando ad intercettare la curva della pompa, leggi la portata. Bene, questa portata deve essere almeno pari alla minima portata richiesta dal produttore della pompa di calore e soprattutto dovrà essere compatibile con quella necessaria all'impianto. Se la portata è bassa, devi installare un compensatore idraulico ed una pompa di rilancio dimensionata per il tuo impianto. Il volume dell'acqua nell'impianto è modesto rispetto alla potenzialità della pompa di calore. Controlla i litri richiesti dal produttore ed eventualmente installa l'accumulo inerziale posizionandolo sul circuito di ritorno. L'acqua calda non raggiunge la temperatura desiderata. Questo avviene soprattutto quando scaldiamo un accumulo che può essere il serbatoio inerziale oppure il bollitore sanitario e quindi il motivo è da addebitarsi in genere al sensore di temperatura che non è correttamente inserito oppure è difettoso o rotto e quindi va sostituito. Il compressore non si avvia, sia nella fase di riscaldamento ambiente o di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. In diverse pompe di calore, soprattutto quelle con unità interna con bollitore integrato, il compressore non si avvia se la temperatura dell'acqua è troppo bassa. L'unità in genere utilizza il riscaldatore di riserva per raggiungere la temperatura dell'acqua minima, in genere 12 gradi, prima che il compressore si possa avviare, quindi devi controllare che l'alimentazione elettrica al riscaldatore di riserva, che in genere è la resistenza elettrica, sia cablata correttamente. La protezione termica del riscaldatore di riserva sia attivata, i contattori del riscaldatore di riserva non siano rotti. Dopo la messa in funzione, il sistema produce un gorgogliamento oppure la pompa è rumorosa. Tra le cause troviamo che è possibile che ci sia dell'aria nell'impianto e quindi spurga l'aria ed installa, se non presenti, delle valvole di sfogo aria sui punti più alti dell'impianto. La pressione dell'impianto è troppo bassa e quindi carica l'impianto con una pressione minima di un bar e controlla, se presente, che il sensore di pressione dell'acqua non sia rotto o difettoso. La valvola di sicurezza si apre. Tra le cause troviamo che il vaso di espansione è rotto, o meglio, si è forata la membrana e quindi sostituirla. Eccessiva pressione statica nell'impianto e quindi svuotarlo e mantenerlo tra 1 e 1,8 bar, oppure segui le istruzioni del produttore sulla corretta pressione.
la valvola di sicurezza perde acqua. Questo è dovuto alla sporcizia che blocca la chiusura della valvola di sicurezza e quindi, se la valvola non è difettosa ed è possibile, flussarla con acqua per rimuovere i piccoli depositi. Però se continua, considera di sostituirla con una nuova. In presenza di basse temperature esterne, l'ambiente non viene riscaldato a sufficienza. Una delle cause è dovuta al fatto che il funzionamento del riscaldatore di riserva non è attivato e quindi controlla che il riscaldatore di riserva sia attivato correttamente sul pannello di controllo, che l'interruttore di protezione della sovracorrente e la termica del riscaldatore siano attivati, controlla la pressione dell'impianto e, per finire, controlla la presenza di aria nel sistema ed eventualmente procedi con l'eliminazione dell'aria. È intervenuto uno dei seguenti dispositivi di sicurezza: il relè di protezione del compressore. Se la pompa di calore è trifase, è dovuto alla mancanza di tensione su una delle tre fasi e quindi controlla i fusibili di protezione. Pressostato di bassa o allarme antigelo. La portata d'acqua è troppo bassa e quindi è necessario controllare quanto già spiegato in precedenza. La carica di refrigerante è diminuita e quindi controlla se esistono perdite, oppure nei sistemi splittati controlla la necessità di fare rabbocchi in base alla lunghezza delle tubazioni frigorifere installate, in accordo al manuale del produttore della pompa di calore. La temperatura di ingresso dell'acqua nello scambiatore refrigerante acqua è troppo bassa e quindi aumenta la temperatura dell'acqua. Pressostato di alta. In modalità raffreddamento il ventilatore del condensatore non funziona bene e quindi accertati che sia pulito e ruota liberamente. Il condensatore è sporco, parzialmente ostruito, e quindi rimuovi l'eventuale sporco sulla batteria, oppure non sono state rispettate le distanze minime di ventilazione precedentemente esposte e quindi riposiziona l'unità esterna. E per finire, la pompa di calore funziona in continuazione, ma la temperatura dell'acqua rimane rispettivamente più alta o più bassa del valore impostato dal regolatore. Le temperature impostate sono troppo basse o troppo alte rispetto a quanto richiesto dall'impianto e quindi è possibile che la pompa di calore sia sottodimensionata. Con questo è tutto, cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti per condividere anche tu le tue esperienze. Siamo arrivati alla fine, non dimenticarti di lasciare un like e condividere il video con chi potrebbe trarne un beneficio da queste informazioni. Grazie per aver guardato e ci vediamo presto. Un caro saluto.